Ferragosto, tanti eventi ma tempo incerto, mentre gli appuntamenti per il weekend sono numerosi per tutti i gusti e in tutta la provincia le previsioni meteo annunciano pioggia. Scoperto maxi deposito di merce contraffatta, la municipale di Pietrasanta sequestra più di 300 articoli che sarebbero finiti sulle spiagge della Versilia nel giorno di Ferragosto, fruttando 17.000 euro. Campo di Marte, uno scatolone quasi vuoto. Il sindacato UIL chiede al comune di Lucca di sbloccare la situazione riguardante l'ex ospedale. Alla scoperta delle erbe sulle Apuane al parco dell'Orecchiella, una giornata in mezzo alla natura per conoscere piante ed erbe tipiche. Lo sport, 12 sorelle per due campionati, ecco i gironi di promozione e prima categoria che vedranno al via le squadre della provincia di Lucca. Il campionato italiano rally riparte dal Friuli. A fine agosto la sesta e terz'ultima prova del campionato italiano. Paolo Andreucci a caccia della vittoria che potrebbe chiudere la questione tricolore. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo del Ferragosto, della giornata di domani ma anche di quella di domenica. Le previsioni non lasciano intravedere due belle giornate di sole, anzi si parla di pioggia, però gli appuntamenti in provincia di Lucca non mancano. Vediamo questo servizio. Weekend di Ferragosto all'insegna del tempo incerto, secondo gli esperti. I previsori dell'AMMA, ma anche di altri siti specializzati, annunciano la possibilità di pioggia, sia pure debole, già nella tarda mattinata di domani, giorno di Ferragosto. Il tempo dovrebbe rimanere incerto fino al tardo pomeriggio, per peggiorare di nuovo domenica mattina, 16 agosto, stavolta con pioggia più intensa. Insomma, il maltempo potrebbe ostacolare le tradizionali gite fuori porta e le iniziative programmate per la giornata culmine dell'estate. Ma vediamo quali sono alcune delle principali iniziative in programma nel weekend. A Viareggio stasera, venerdì 14 agosto, c'è la prima delle tre sfilate del carnevale estivo. Si replica a Ferragosto e domenica. Per la prima volta la manifestazione è a pagamento. Il biglietto per una sfilata costa 12 euro. I bambini entrano gratis fino a 1,20 m di altezza. Oltre e fino a 14 anni il biglietto è ridotto a 8 euro. I turisti in vacanza in Versilia potranno salire su alcuni dei carri in sfilata per poter ballare e partecipare alla festa in prima fila. Per iscriversi basta contattare la Fondazione Carnevale o direttamente i costruttori. Al teatro all'aperto di Torre del Lago ovviamente si festeggia con Puccini. A Ferragosto va in scena la Tosca, domenica 16 agosto c'è la Turandot. Al Teatro della Versiliana, domenica 16 agosto, c'è il musical dedicato a Pinocchio della Compagnia dell'Arancia con le musiche dei Pooh, replica lunedì 17. A Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, domenica 16, concerto della premiata Forneria Marconi. In Garfagnana, oltre alle innumerevoli sagre, l'appuntamento principale con la Settimana del Commercio di Castelnuovo. Questa sera in Piazza Umberto c'è la sfilata di moda e bellezza, mentre in Piazza delle Erbe arriva la Dog Dance. Ferragosto sarà dedicato al Rinascimento e alla Compagnia dell'Ariosto. Domenica 16 è il giorno del raduno del Vespa Club Garfagnana, ma anche del disegno più lungo del mondo e di Castel Food, mercatino dei prodotti tipici. A Lucca, a Ferragosto, rimangono aperti la Casa Museo di Puccini e il Museo di Arte Contemporanea. Da aggiungere che la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di vigilanza meteo, codice giallo, per temporali forti, fulmini, colpi di vento e locali grandinate fino alle ore 24 di domani, quindi fino alla mezzanotte di Ferragosto. Andiamo alle notizie di cronaca. Uno striscione con la dicitura coriandoli e licenziamenti. Il principino chiude il 30 settembre. Il comune che fa? È stato esposto in occasione della prima sfilata del carnevale estivo in programma stasera in piazza Maria Luisa. La sfilata è in programma proprio di fronte alla sede del centro congressi Principe di Piemonte, i cui lavoratori entro la fine del mese rischiano di perdere il posto a causa della messa in liquidazione della società comunale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiesto ai dipendenti della struttura di togliere lo striscione per non ledere l'immagine del carnevale estivo. Lo striscione a quel punto è stato rimosso, ma i lavoratori adesso aspettano dal comune una risposta sulla vicenda.
A Camaiore invece un'ampia porzione del tetto del Palazzo Littorio è crollata, collassando all'interno dello stabile abbandonato. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma l'area è stata transennata. È accaduto stamattina in piazza 29 Maggio a Camaiore. Appena appresa la notizia, il sindaco del Dotto ha dato mandato di scrivere un telegramma all'Agenzia del Demanio per sollecitare l'immediato intervento di messa in sicurezza dell'edificio. Ecco qua quello che è accaduto. Rimaniamo sulla costa, andiamo a Pietrasanta per il sequestro di un deposito di merce contraffatta. Un vero e proprio deposito di merce contraffatta e non destinata al mercato abusivo in spiaggia è stato scoperto e smantellato all'interno di una pineta di Marina di Pietrasanta. Il blitz, compiuto di prima mattina dalla Polizia Municipale, ha portato al sequestro di un bottino da 340 articoli, 203 dei quali con impresso il marchio contraffatto delle più importanti e griffate case di moda. Borse, portafogli, marsupi e piumini, tutti falsificati, che sarebbero finiti sulle spiagge della Versilia nel giorno di Ferragosto, fruttando complessivamente circa 17.000 euro. La merce era stata nascosta all'interno di una struttura abbandonata, in pessime condizioni igieniche, in una pinetta del litorale che la municipale preferisce non indicare per ragioni di opportunità. Si pensa infatti che i venditori possano tornare a utilizzarla come magazzino e come centro di smistamento. Torge il dubbio che questo deposito venga proprio continuamente rinnovato di merce, perché la quantità stessa non può essere di un solo o di due o tre venditori abusivi, ma sono sicuramente più persone che frequentano questo ambiente e quindi anche le persone che riforniscono questi venditori usufruivano di questo spazio all'interno di una pineta lì a Marina di Pietrasanta. Solo due giorni fa la stessa municipale di Pietrasanta aveva sequestrato oltre 500 paia di occhiali da sole contraffatti, nascosti in un cespuglio all'interno di uno stabilimento balneare. Tutta la merce sequestrata, tra cui anche capi di abbigliamento e indumenti, non potrà essere devoluta né utilizzata in alcun modo. Superati i 3 mesi sotto tutela giudiziaria, verrà tutta quanta distrutta. Ancora la cronaca, un cittadino senegalese di 39 anni ha riconsegnato alla polizia ferroviaria della stazione di Viareggio un portafoglio rinvenuto in un parcheggio di Marina di Pietrasanta. All'interno c'erano quasi 100 euro e i documenti di un ragazzo di Piacenza in vacanza in Versilia, quindi veramente un bel gesto. Al Lido di Camaiore i carabinieri hanno invece denunciato 4 italiani di Brescia, 3 uomini e una donna, per furto aggravato commesso ai danni del supermercato S. Lunga di Lido. I 4, il cui atteggiamento aveva insospettito gli addetti alla vigilanza, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si allontanavano dal supermercato con 400 euro di merce che poco prima avevano rubato, occultandola poi all'interno di varie buste. Per 3 di loro è stato disposto il foglio di via obbligatorio che impone loro di far rientro al comune di residenza con divieto di ritorno in Versilia. A Lucca ancora furti di biciclette, però grazie alla segnalazione di un cittadino la polizia ne ha recuperate 2 di grande valore che erano state rubate da un camper di turisti parcheggiato nella zona di Porta San Donato. Le bici del valore di 3.500 euro erano state rubate rompendo una grossa catena utilizzando una smerigliatrice a disco. Gli agenti le hanno rinvenute in via delle Tagliate, nascoste fra i cespugli. Rimaniamo a Lucca per parlare dell'ex ospedale Campo di Marte. Il sindacato UIL chiede che il comune torni ad occuparsi con decisione della vicenda dell'utilizzo del Campo di Marte. Che fine hanno fatto i progetti per la valorizzazione del Campo di Marte? Se lo chiede il segretario territoriale della UIL Funzione Pubblica, Pietro Casciani, a oltre un anno dal trasferimento dell'ospedale al Nuovo San Luca. Nel dicembre 2013 l'allora presidente della provincia Baccelli e il sindaco Tambellini avevano presentato una serie di progetti dei quali si sono perse le tracce, ha detto Casciani, e più passa il tempo più si rischia che il degrado prenda il sopravvento. Con una telecamera Noi TV è andata al Campo di Marte. Siamo entrati all'interno dell'edificio B ed abbiamo camminato tra i corridoi deserti senza incontrare anima viva. Dopo circa 10 minuti, come un miraggio, è spuntato da lontano un medico, che però è uscito subito dopo.
Quali sono i rischi con una situazione del genere? Ad esempio che qualcuno che lavora qui dentro si dimentichi le chiavi nella macchinetta delle bevande. In questo deserto chiunque avrebbe potuto prenderle e farsi un tour in tutta tranquillità nelle stanze dell'ex ospedale. Siamo andati anche nell'edificio C, quello che ospita le cure intermedie. Anche qui tanti corridoi deserti. L'edificio appare nettamente sovradimensionato rispetto ai posti letto e alle attività che ospita. Da una parte quindi abbiamo un San Luca che scoppia. Dall'altra una serie di edifici quasi vuoti, con pochi posti letto a disposizione per le cure intermedie. La ASL ha previsto l'aumento dei posti letto al campo di Marte entro pochi mesi, ha detto Casciani, ma bisogna accelerare perché alla fine del giro i malati sono costretti a prenderseli in carico le famiglie, che poi devono rivolgersi ai privati. E tutto il resto del campo di Marte? La ASL a breve trasferirà qui gli edifici direzionali adesso a Monte San Quirico. Sui progetti che non sono sanitari, invece, come il trasferimento della questura, non c'è niente di certo. Casciani sprona il comune di Lucca a prendere in mano con decisione la situazione. È giusto pensare a cosa fare di Maggiano, dice il segretario Will, ma la priorità deve essere il campo di Marte, che si trova a pochi passi dalla città. La chiave, secondo Casciani, sarebbe quella di trovare una convergenza di idee con gli esponenti istituzionali di più alto livello della città, a partire dal senatore Marcucci, per sostenere sui tavoli nazionali i progetti per la valorizzazione di quest'area di Lucca. È scomparso all'età di 88 anni Don Fosco Orlandi, ex parroco di Torre del Lago e di Porcari. Il funerale si terrà domani 15 agosto alle ore 16:30. E vi ricordo che è ancora attivo sul nostro sito internet il sondaggio dedicato alla proposta di Mimmo D'Alessandro di spostare la statua di Maria Luisa da Piazza Napoleone in occasione dei concerti del Lucca Summer Festival. Potete dire se siete d'accordo andando sul sito www.noitv.it. Per ora, lo vedete, vincono i no, ma di pochissimo, il 51% contro il 49% dei sì. E a proposito, ecco la vignetta realizzata da Alessandro Sesti sul tema, pubblicata l'altro ieri sul quotidiano La Nazione, con D'Alessandro che Sesti immagina abbia creato un summer pilomat per far scomparire sottoterra la statua. Torniamo sulla costa con i primi risultati dell'operazione Mare Sicuro. Tutti in spiaggia per imparare come vivere il mare in sicurezza. È stata una mattinata speciale per i bambini della colonia comunale di Forte dei Marmi che hanno assistito ad un'esercitazione di salvataggio della Capitaneria di Porto di Viareggio alla presenza del comandante Davide Odone e del sindaco del Forte Umberto Buratti. I bagnanti in mare che chiedono aiuto, l'SOS dai bagnini e l'intervento spettacolare della moto d'acqua della Guardia Costiera a riportare a riva i due nuotatori in difficoltà. Tutto da copione tra gli applausi dei piccoli ai quali sono state ricordate le buone regole per godersi il mare senza rischiare la vita. Siamo nel periodo di Ferragosto, siamo un pochino al giro di boa anche dell'operazione Mare Sicuro, operazione che è iniziata ai primi di giugno, che ha dato i suoi risultati, e in quest'estate comunque si può dire che è una estate abbastanza tranquilla, con condizioni di mare buono e quindi particolari problematiche anche dal punto di vista della sicurezza, della navigazione, della sicurezza in mare, fortunatamente non ci sono ancora state. L'operazione Mare Sicuro, da giugno ad oggi, ha portato in dote 36 interventi effettuati e 17 persone aiutate. I decessi sono stati 5, ma solo 2 riconducibili ad ipotesi di annegamento. Nelle altre case si è trattato di malori spiaggia. Per il weekend di Ferragosto, in cui è atteso mare mosso, l'appello della Capitaneria è alla giusta prudenza. In questi 2 giorni di Ferragosto, che probabilmente le condizioni non saranno, diciamo, eccellenti, attenzione anche ai segnalamenti, alle bandiere rosse, e non rischiare di andare in mare con situazioni di mare formato e soprattutto pericoloso. Adesso la rubrica settimanale L'Ancora di Sergio Talenti. Quasi la metà dei consiglieri comunali di Viareggio risultano essere sotto la soglia della povertà assoluta, almeno secondo un'inchiesta giornalistica. Forse la foto più affascinante, ma anche più dura, di queste giornate di Ferragosto ce l'ha regalata il quotidiano Il Tirreno, con uno scatto a piena pagina sul Consiglio Comunale di Viareggio.
ed è la foto del reddito imponibile dei 24 consiglieri del comune, del 25esimo, lo scrupoloso cronista del Tirreno non ha trovato traccia. Noi siamo andati a scavare queste cifre. Il reddito imponibile medio annuo tra maggioranza e opposizione risulta essere 17.500 euro circa, quindi molto basso, ma le sorprese non finiscono qui. 8 consiglieri denunciano reddito zero e ulteriori 2 consiglieri non arrivano a 3.000 euro l'anno. In altre parole, quasi la metà del Consiglio Comunale di Viareggio si trova sotto la soglia della povertà. Dal punto di vista delle professioni rappresentate, senza volerle ovviamente correlare con i rispettivi redditi, nel Consiglio Comunale di Viareggio risultano essere presenti 4 avvocati, 3 architetti, presidenti di società partecipate e titolari di quote finanziarie. È difficile dare un senso a questa fotografia che non sia di inquietitudine, soprattutto se un lavoratore, un pensionato, un insegnante, un impiegato confronta queste cifre con il proprio reddito imponibile. E dunque in questo caso la trasparenza, che è una grande risorsa del Paese, ci mette ovviamente anche in allarme. Chiudiamo questa prima parte del TG con una bella iniziativa del Corpo Forestale dello Stato al Parco dell'Orecchiella. Alberi ed erbe come veicoli dello spirito, è questo il titolo della manifestazione organizzata dal Corpo Forestale dello Stato presso il centro visitatori del Parco dell'Orecchiella. Il programma prevedeva alcune escursioni all'interno della tenuta alla ricerca di piante ed erbi importanti per la vita della montagna. Ospiti della manifestazione Marco Pardini, naturopata e antropologo, insieme a lui il naturalista Amedeo Vanoni. Questa è senz'altro una zona che ha intanto una sua conservazione, una ricchezza sia dal punto di vista proprio ambientale, perché girando in questi sentieri da questo siamo andati all'altro, no? Che è l'Isera, abbiamo trovato genziane, l'iperico ancora fiorito, il sorbus aria, la cuparia, insomma una serie di piante che permettono tantissimi spunti di riflessione. Circa una cinquantina le persone che hanno deciso di dedicare un'intera giornata all'approfondimento e alla conoscenza della ricca botanica che circonda il Parco Naturale dell'Orecchiella. In questi giorni meta preferita da molti turisti che in queste zone, oltre ad osservare tanti animali, possono trovare il fresco all'ombra dei secolari faggi. Ed è tutto per la parte dedicata alla cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.